Buongiorno a tutti, mi chiamo Roberta Santoroci e sono la coordinatrice dei reparti di ostetricia Rooming In del Policlinico Gemelli di Roma. Da marzo il Policlinico Gemelli, in associazione con l'Istituto di Genetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, effettua su tutti i nostri neonati test di screening per la diagnosi precoce della SMA. È un progetto pilota che è partito sia nel Lazio che in Toscana e prevede proprio la diagnosi precoce della SMA nei neonati, a cui le famiglie danno il consenso informato. Puntiamo molto sull'informazione e sulla formazione, sull'informazione soprattutto al personale che ruota nei nostri reparti, perché abbiamo visto che sensibilizzando loro riusciamo in qualche modo a sensibilizzare anche le mamme e le famiglie che ovviamente accedono nei nostri reparti. Un momento fondamentale è l'informazione che viene data alla mamma e quindi alla famiglia. E sono due momenti principali. Uno, i corsi di accompagnamento alla nascita, dove incontriamo le mamme in un periodo precedente all'arrivo dei nostri reparti. E il secondo momento è soprattutto nei nostri ambulatori. La maggior parte delle mamme che partoriscono qui da noi al Gemelli le conosciamo prima, quindi hanno l'accesso ai nostri ambulatori, a tutti i nostri servizi e quindi ai corsi di accompagnamento alla nascita. Nel momento in cui la mamma arriva qui da noi, gli vengono consegnate quelle che sono le informative, cioè su che cosa si basa il test di screening della SMA e l'informativa sul trattamento dei dati personali. Il test di screening, viene spiegato alla mamma, è un test che viene effettuato nel momento in cui effettuiamo lo SNE, cioè gli screening neonatologici che vanno a diagnosticare le malattie metaboliche, che sono obbligatorie per legge. Per cui il neonato non farà un prelievo aggiuntivo, ma verrà fatto dal tallone con lo stesso prelievo per test di screening SNE. Non è doloroso, attuiamo un'ottima terapia analgesica, che è quello dell'allattamento al seno. Quindi nel momento in cui il bambino effettua lo screening, è attaccata al seno della mamma e recenti studi hanno visto che l'allattamento al seno è un ottimo antidolorifico. Che cosa succede nel momento in cui il bambino effettua lo screening della SMA? Spieghiamo alle mamme che qualora ci fosse un positivo o qualora dovessero essere richiamati, sarà l'Istituto di Genetica che li chiamerà o attraverso una telefonata o attraverso quelle che sono le vie email. Devo dire che effettuando un'ottima sensibilizzazione, come ripeto, sia del personale, perché è chiaro che questa è un'attività aggiuntiva, sia delle mamme al di fuori del momento del parto, la risposta è abbastanza elevata. Ad oggi circa il 95% di tutti i neonati che sono passati per i nostri reparti hanno dato il consenso per il test di screening della SMA. Puntualizzo una cosa che è fondamentale: questo studio deve essere un lavoro di squadra, tutti dobbiamo partecipare, la caposala da sola non fa niente se non ha il suo personale, ma deve avere anche la collaborazione dei neonatologi e del personale medico che ruota nei nostri reparti. Infatti, insieme alle informative sui dati per il trattamento dei dati personali e sul perché dello studio, vengono consegnati dei consensi informati che i genitori dovranno proprio firmare, ed è compito del medico, in questo caso, far spiegare che cos'è il consenso informato e farlo ovviamente firmare alle famiglie. E nel caso in cui dovessimo avere delle famiglie straniere, ci siamo organizzati con dei consensi appositi con scritti nella loro lingua. Abbiamo l'opportunità qui al Policlinico Gemelli, così come nelle altre strutture, di avere dei mediatori culturali che, interpellati in tempo necessario, riescono a dare il loro supporto, quindi a spiegare nella lingua della mamma straniera che cos'è il test di screening della SMA e l'importanza.